Polisportiva Stella parte, il campionato di Prima I continuava a vivere sul filo dell'equilibrio per quanto riguarda la lotta per i playoff, con la corsa per accaparrarsi la miglior posizione nella post-season che proseguiva quest'oggi col delicatissimo match tra Villa Marina e Mondaino. Andiamo al 22esimo, subito la chance importante sul cross di Buda, colpo di testa out di Mariotti per quanto riguarda i padroni di casa. La risposta del Mondaino 7 minuti più tardi, combinazione al limite e poi sinistro deviato dal portiere, quello di Ottaviani, e ottima risposta di Fabbri. Alla 42esimo ancora Mondaino, che dimostra grande personalità in questo match, cerca di passare in vantaggio con questo sinistro strozzato, però il Richiello tira debolmente. Nella ripresa al sesto ancora il Mondaino con l'azione sulla destra, il cross al centro e colpo di testa è mancato, ma alla fine può cercare il destro vincente. Pagnini, c'è il salvataggio di Farabegoli. Mondaino vicino al gol, ma poi torna in auge il Villa Marina con Claudio Candoli che cerca una conclusione improvvisa, coglie un palo ed è fortunato il portiere ospite sostanzialmente a ritrovarsi il pallone tra le braccia. Andiamo allora al 23esimo della ripresa, a sinistro, in questo caso in corsa di Girometti, palla fuori di poco. Mezz'ora di gioco, ancora in attacco il Villa Marina, questa volta è Matteo Candoli che cerca spazio al limite, scarica un sinistro centrale, facile la risposta del portiere del Mondaino, Biagiotti. Andiamo allora al 33esimo, ancora in azione un altro dei gemelli Candoli, si tratta di Claudio in questo caso, conclusione out di pochissimo. È però un Villa Marina in grande crescendo nella ripresa che al 40esimo coglie i frutti del proprio impegno, cross che arriva dalla destra, colpo di testa sotto misura, quello di Lorenzini, niente da fare per il portiere degli ospiti e vantaggio per sfruttare l'eccellente cross effettuato dalla destra da Matteo Candoli, battuto dunque il portiere del Mondaino Tullio. E dunque andiamo con le immagini nel terzo minuto di recupero, scatenato ancora il Villa Marina, potrebbe chiuderla qua, sbaglia però Bianchi davanti al portiere, conclude alto. Siamo allora al quinto minuto di recupero, la chance per il pareggio, prova a costruirsela il Mondaino con la conclusione di Ottaviani. Da solo l'illusione del gol, ma esce di poco e così facendo si arriva sullo striscione del traguardo, vittoria per il Villa Marina col punteggio di 1-0.